Paolo Ciò Michella, un evento abbastanza importante il prossimo fine settimana nella cornice del Teatro Marucino di Chieti, il 21° congresso Lions del distretto 108. Come si articolerà da 2 giorni? Beh, il congresso è un fatto eccezionale tenendo conto che va, questa è distrettuale, quindi va dall'Emilia-Romagna fino al Molise. La presenza di circa 350-400 partecipanti e noi abbiamo una serie di iniziative messe in piedi anche e soprattutto dentro il Teatro Marrucino e anche visite guidate che saranno per tutta la città e anche per quanto riguarda il percorso dei nostri, il percorso romano, chiamiamolo così, per la visita sia di quelli che vengono per quanto riguarda il congresso, ma sia anche di questi portano le signore, le mogli. Quindi è un momento per far conoscere a un'enorme presenze di un territorio enorme, perché ripeto, va dall'Emilia Romagna fino al Molise, far conoscere la nostra città. Per noi è un impegno importante e stiamo portando avanti con tutto il club di Chieti, che è Chieti Host. Quindi un evento importante per un'associazione importante come quella dei Lions, è da sempre impegnata a livello internazionale, è Sì, tutto tondo. Lions, non dimentichiamo che veramente l'organizzazione a livello internazionale più importante, arriviamo a 2 milioni di soci, quindi su tutto il pianeta. E soprattutto in questo momento noi festeggiamo anche il centenario della nascita del Lion con una serie di iniziative che il club di Chieti, Chieti Host, già ha fatto proprio per il centenario. Grazie mille.